Benvenuti in questa lezione. Oggi vediamo come funziona lo strumento distorci e trasforma. Quindi, allora andiamo a inserire un cerchio. Possiamo anche lasciare solo contorno. E vediamo di aggiungere un effetto da distorci e quindi trasformiamo i contorni frastagliati. Vediamo, no? Dunque effetto, vado distorci e trasforma, ecco contorni frastagliati. Si apre questo pannello. Quindi contorni frastagliati crea una serie di punte al vettore e posso decidere la dimensione di questi punti in percentuale. Andiamo a mettere un preview. Vedete? Quindi bisogna andare a intervenire sulla percentuale per decidere quindi quant'è la dimensione di questi punti. Quindi se aumentiamo sembrerebbe quasi un vetro rotto, sia relativo che assoluto. Vedete? Ancora posso decidere anche altri dettagli. Vedete? Quindi posso scegliere quanti contorni, per esempio, e che dettagli avrò su queste punte, per esempio. Vedete, più vado ad aumentare e più punte si inseriscono in questa trasformazione. Possiamo ancora decidere da queste opzioni se i punti che costituiscono questa forma, quindi questi punti, debbono essere arrotondati oppure devono essere ad angolo, creando degli effetti particolari. Vedete? Quindi i punti possono essere sia arrotondati che ad angolo. Ecco. Quindi creando degli effetti particolari. Vedete? Quindi faccio ora CTRL Z per ritornare indietro. Ancora posso decidere, per esempio, di distorcere questa forma e quindi di dare una distorsione libera che mi fa modificare a mano i punti di questo vettore. Quindi andiamo sempre su effetto, ecco, distorsione libera, per esempio decidendo, vedete, una distorsione trascinandolo dai vari vertici e dai punti, quindi vedete. Dando un disegno diverso e quindi una distorsione all'immagine stessa. Facciamo CTRL X per ritornare indietro. Ecco. Altro effetto, sempre su distorci e trasforma. Abbiamo questo qui che è l'effetto risucchio e gonfiamento. Allora, mettiamo un preview. Per esempio, vedete il risucchio? Se vogliamo creare delle stelle, per esempio, vedete? Possiamo andare a fare un effetto del genere. Vedete?
quindi possiamo ancora andando a portare questa modifica, addirittura ci viene fuori un fiore, vedete? Oppure gonfiamento è l'opposto, quindi possiamo creare dei fiori o comunque dei disegni, vedete, particolari, perché poi alla fine i vettori si intersecano tra di loro e escono fuori queste forme particolari. Vedete? Quindi ok, faccio CTRL X per tornare indietro. Scusate, CTRL Z per tornare indietro, non CTRL X. Ancora abbiamo l'effetto torsione. L'effetto torsione è quando abbiamo un oggetto, per esempio, con degli angoli. Quindi andiamo a disegnare un oggetto. Ecco, tipo questo. Andiamo a prendere il giusto effetto. Non questo, scusatemi. Abbiamo detto torsione. Ecco. Preview. Quindi apportando una torsione, vedete, angolare. Quindi gli diamo degli angoli. Ecco. Vedete? Addirittura possiamo andare a creare delle spirali così, guardate, dando un notevole valore di angolo. Ecco qui, questa è la torsione. Come ultimo effetto che vi voglio mostrare è l'effetto zigzag. Vediamo. Ecco. Effetto zigzag, vedete che ho la dimensione in punti. Può sempre essere relativo assoluto e i numeri di segmenti che possiamo andare a inserire. E se vedete le punte possono essere appunto arrotondate oppure possono essere acute, quindi appuntite. Vedete? Per terminare abbiamo un riepilogo, diciamo, degli effetti che in realtà abbiamo visto anche in precedenza. Lo possiamo prendere da qui. Trasforma. In realtà abbiamo la possibilità di portare quindi una dimensione per quanto riguarda la scala sia in verticale che in orizzontale. Possiamo dare un movimento e quindi spostare il vettore all'interno del nostro foglio di lavoro, dare anche un angolo, vedete, in gradi, quindi un movimento angolare, e poi notate che ci sono delle varie impostazioni che possiamo provare sempre dopo aver creato dei vettori e quindi sui vettori stessi.